sta succedendo ora in Russia? Putin è in difficoltà? Pensa che si stia preparando un cambio di regime? No, this is not the question when. Non è una questione di quando, ma di come. A seguito di cosa poi? Quello a cui assistiamo con i crimini di guerra, con i bombardamenti sull'Ucraina, è il segno che Putin sta accelerando sulla strada sbagliata. Più sente di perdere e più sarà violento. La violenza a cui assistiamo è un sintomo della sua debolezza. Quanto ancora potrà durare il potere di Putin? Next 3 months for me is the period. Il prossimo trimestre è decisivo per Putin. Può perdere tutto. L'inverno alle porte, il prezzo dell'energia e l'inflazione sono gli elementi su cui Putin pensa di far leva per indebolire la posizione dell'Europa, spingendola a interrompere gli aiuti all'Ucraina. Ma sbaglia. Chi ha orchestrato l'attacco al ponte tra Crimea e Russia? Non ho tutte le informazioni. Potrebbero essere stati gli ucraini, ma è anche possibile che la Russia abbia eseguito questo attacco terroristico, come lo chiamano loro, per legittimare i bombardamenti alle città ucraine. Un piano preparato a tavolino. C'è secondo lei il rischio reale di una escalation nucleare? Putin può usare molti mezzi prima del nucleare, per esempio la pioggia di missili sulle città ucraine a cui abbiamo assistito, può andare avanti a lungo così, come ha fatto in Cecenia, dove questa è stata la sua strategia per bombardare ovunque, dunque non ha bisogno di armi nucleari. Inoltre l'atomica, per la precisione le bombe nucleari tattiche, sono armi politiche, non sono armi militari. Non può bombardare una zona che deve controllare, perché poi non può mandarci i suoi militari. Pertanto continuerà a utilizzare le armi tradizionali al massimo grado. Le elite russe possono giocare un ruolo decisivo in un possibile cambio di regime? I cambi di potere nella storia russa avvengono solo dopo sconfitte militari. Fino ad allora la società civile non assumerà alcuna iniziativa. D'altra parte, molti russi stanno lasciando il paese perché non vogliono andare in guerra, ma in maniera egoistica vogliono solo salvarsi la vita. Non gli interessa impegnarsi per un cambio di regime. Da quali organismi dell'apparato russo possiamo aspettarci un rovesciamento del potere? In Russia c'è una guerra di influenze tra i militari e i servizi segreti. L'esercito non vuole essere responsabile per il disastro militare ucraino. Putin comunque controlla i servizi segreti. Il suo nuovo capo, da lui nominato, ha lo stesso curriculum del precedente, è solo più fedele al presidente, che sta invece perdendo la sua influenza sull'esercito. Putin è in difficoltà? Pensa che si stia preparando un cambio di regime? Sì, ma proprio perché è più debole sarà più violento. Come ha detto lui stesso all'inizio della sua carriera di presidente, quando un topo è messo all'angolo, diventa più aggressivo.